Durante le prime fasi della Seconda Guerra Mondiale, la Germania era riuscita ad ottenere una serie di rapide vittorie che hanno portato a credere alla superiorità dei mezzi tedeschi. Tuttavia, se analizzato al microscopio, il parco mezzi tedesco non era l'arma perfetta o superiore che si è portati a credere, ma venne senza dubbio utilizzata in maniera più consapevole rispetto a ciò fatto da Francia e Inghilterra, che disponevano di carri ben più avanzati. Uno dei mezzi che vide la rapida conquista europea fu il Panzer II, un carro leggero, molto veloce e poco corazzato, armato con un cannoncino da 20 mm e una MG-34. Il suo equipaggio era formato da 3 uomini che dovevano svolgere il ruolo di pilota, mitragliere, operatore radio e ovviamente capocarro. Nonostante i vari aggiornamenti, con l'avanzare della guerra divenne inadatto al ruolo di carro armato e vide una nuova vita come ricognitore. Il suo scafo venne ripreso per essere aggiornato nel cacciacarri Mörder NS-Movente Vesper.